Tutorial creativo, dipingere una luna romantica, pintar una luna romantica. Ecco quello che andremo a realizzare, una bella luna. Avremo bisogno di una pasta a struttura universale, in questo caso io l'ho inserito in questo bricco che ha una punta che posso usare anche per scrivere nel caso mi servisse. Un'altra cosa che ci servirà sono i colori acrilici, in questo caso io ho scelto due colori che sono adeguati, che stanno bene insieme. Non si vede, ma in realtà questo è un viola molto più scuro e intenso e un lilla, un glicine. Poi ci servirà un colore metallico argentato e un colore giallo luna. Altri attrezzi che ci serviranno sono le spatole, possono essere sia di plastica che di metallo, sia lisce che magari lasciate un po' rovinate in modo che facciano degli effetti, e un pennello a ventaglio. Adesso vi faccio vedere che basterà premere questo tubetto e dalla punta uscirà una striscia di pasta. Purtroppo è bianco e vedo che non si vede tanto bene, però vi assicuro che esce proprio una linea, se guardate bene esce, ma in questo caso a noi non interessa perché andremo ad utilizzarlo senza beccuccio, perché ce ne serve una quantità più grande. Quindi andremo a premere dalla boccettina la pasta necessaria che ci servirà per il nostro lavoro. Possiamo pure mettere un po' alla volta e poi, se ci serve, la continuiamo ad aggiungere. Richiudiamo bene perché si secca e andiamo a lavorare con la spatolina. Il lavoro è molto semplice, basterà stendere un po' la pasta sul foglio o comunque sul cartoncino, ma la cosa importante è che sia veramente un velo sottile, perché quando andiamo con la spatolina a rialzare, come vedete picchiettando, già si ottengono questi effetti un po' di rilievo. Come vedete posso ripassare quante volte voglio fino a che non si asciuga la pasta, posso anche ristenderlo e ripicchiettarlo. Andrò ad ottenere un effetto molto materico, quindi ce ne serve davvero poco, perché basterà fare un velo molto sottile e poi con la spatolina, dopo che l'avremo steso, come vedete, ci ripasso sopra e creo questo effetto un po' più di rilievo. Come vedete aggiungo altra pasta nel caso in cui ne dovesse avere bisogno, perché voglio creare una superficie un po' più ampia, e vado un'altra volta a fare questi effetti con la spatola. È un effetto del tutto casuale, quindi state tranquilli, potete divertirvi come più volete, anzi è molto molto rilassante perché mi sfogo parecchio facendo questi lavoretti, mi trovo bene. E poi lasciate ad asciugare. Quando sarà ben asciutto andiamo a colorarlo con i colori che vi ho detto acrilici. In questo caso ho adoperato un colore sul viola. È più scuro di così, di quello che si vede in video, in realtà è un viola più scuro. Mi raccomando di agitare bene il colore, perché il colore acrilico è fatto da due componenti e bisogna che siano ben mescolate. Basterà metterne un pochino sulla vaschetta e con il pennello andremo adesso a colorare il nostro foglio lavorato. Non c'è bisogno di essere precisi, semplicemente andremo a stendere in modo del tutto casuale un po' di colore viola. Come ho detto, non è quel colore che si vede in video, è più scuro. Comunque il risultato è carino lo stesso, anche con questo colore che si vede in video. Velocizzo un pochino per farvi vedere che effettivamente è molto 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 semplice. Basterà semplicemente ricoprire in modo casuale e non preciso il nostro riquadro, che poi andremo a sfumare con gli altri colori. Approfitto di questo momento per dirvi che la pasta struttura non è altro che una specie, per farvi capire, di stucco. Non è proprio lo stucco, perché lo stucco quando si asciuga è molto secco e si screpola, mentre la pasta struttura è più malleabile e quando si asciuga è più liscia e non fa screpolature. Però per farvi capire più o meno che cos'è la pasta struttura, è una specie di stucco. Adesso andiamo a fare, prima che si asciughi il colore ovviamente, andiamo a fare le sfumature con l'altro colore contrastante. Come vedete prendo un po' di colore e lo stendo su quello precedente, che non essendo ancora asciutto andrà ad uniformarsi, quindi a sfumarsi con quello precedente, vedete? Così, in modo casuale, farò delle macchie a seconda di quello che voglio ottenere. Siccome andrò a fare la luna, ci saranno alcuni punti che saranno leggermente più scuri, ma non è una cosa importante. Adesso vado ad operare il colore argentato
Vedete quanto è bello e brillante, si nota già che luccica. E faccio la stessa cosa con il pennello che avevo già adoperato prima e con il colore che c'è sotto. Vado così a sfumare i colori insieme. Semplicemente aggiungo o tolgo cambiando il tipo di colore. Darò dei punti un po' più di luce e dei punti un po' più scuri. Però vi assicuro che è una cosa molto molto semplice e divertente. Non c'è bisogno di essere precisi, quindi anche chi non ha una grande praticità con i colori potrà divertirsi a realizzare questa composizione. Come vedete, il movimento del pennello è molto libero. Quando avrete ottenuto un po' questo risultato, adesso faccio vedere un po' più da vicino come realizzo le sfumature, vedete? Semplicemente metto un colore e lo sfumo con l'altro. Quindi potete cambiare se magari avete fatto una parte un po' troppo scura e volete illuminarla aggiungendo altro colore, e viceversa se una parte è troppo chiara potete aggiungere altro colore fino a che non avrete ottenuto l'effetto che più vi piace. Spero che sono riuscita a farvi vedere l'effetto che si crea con le pennellate. Una volta preparato questo sfondo e siete convinti di quello che avete realizzato, basterà fare asciugare il disegno o all'aria o con un phon. Una volta terminato e asciutto andremo a realizzare la luna. In questo caso useremo appunto il giallo luna, proprio adatto a quello che ci serve. Come al solito mettiamo un pochino di colore nella vaschetta e con il pennello pulito in questo caso andremo a realizzare la nostra luna. Non c'è bisogno di essere precisi perché effettivamente è un lavoro molto semplice. Semplicemente andiamo a realizzare la sagoma di una luna con un bel nasone e le labbra e gli occhi addormentata. Vedete? Stendete però solo dal lato, non definite bene il lato posteriore, perché adesso vi faccio vedere che andremo semplicemente a sfumare. Quindi con il pennello e il colore andiamo a dare proprio il contorno della parte frontale della luna, quindi gli occhi, il naso, la bocca e il mento. E dopo andremo a fare l'altro lato. Ecco, realizziamo un po' di mento più carino. Realizziamo la forma della luna. Come vedete adesso io piano piano vado a sfumare il colore. Quindi la parte di dietro non sarà ben definita di giallo carico come abbiamo fatto con la parte anteriore. Quindi con la parte della faccia, degli occhi e della bocca. In questo caso la parte di dietro verrà un po' più scura perché è in ombra e creeremo l'ombra con la sfumatura. Quindi carichiamo un po' di più la parte che è in luce, quindi mettiamo un po' più di colore sul mento piuttosto che sul naso e sulla bocca e poi piano piano con il pennello andiamo a sfumare. Vedete, è molto 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 semplice, non vi preoccupate se sbagliate perché veramente non è importante, si può tutto aggiustare. Adesso scarichiamo un po' il pennello dal giallo in eccesso e ci tiriamo un pochino il colore che abbiamo già messo, che ancora non si è asciugato, e andremo a dare giusto un po' di contorno posteriore della luna. Vedete, proprio un pochino, si deve intravedere soltanto. Quindi in pratica questa sarà la zona in ombra e la luce la prenderemo invece, sempre sfumando, la prenderemo invece da quest'altra parte dove andremo a fare delle stelline che illumineranno la luna, e quindi questa parte sarà la zona dove sarà più in luce. Voglio sfumare un altro pochino un po' la luna perché voglio darle una forma un po' più decisa. Quindi vado a intensificare un po' di più di colore giallo le parti più in luce, che saranno appunto della bocca e del viso, e sfumo leggermente un po' in uscita, vedete? Verso l'esterno, verso la parte scura. Una volta che ho ottenuto il risultato che mi piace, vado ad aggiungere gli altri componenti. Userò in questo caso un pennello un po' più piccolo, vedete? Può essere sia a punta che a piatto, però deve essere piccolo perché andiamo a fare le stelle. Ovviamente le stelle non c'è bisogno, come vi ho detto prima, di essere precisi, facciamo delle stelle molto molto semplici. Non vi preoccupate perché
anche se la stella non vi dovesse piacere o dovesse venire un po' troppo larga, come vi ho detto prima, con i colori possiamo andare a dare tutte le sfumature e tutti i chiaroscuri che vogliamo. Quindi adesso per adesso facciamo la stella gialla che ci interessa e dopo vi faccio vedere come andiamo a sfumarla. Questa è la prima stella. Adesso ne facciamo un'altra, vedete? Ancora in un altro modo, molto molto semplici. Delle stelline non devono essere perfette, anzi più irregolari sono, più sono carine. E andiamo magari a dare un po' di scuro sotto della stella, quindi diamo un po' di effetto. Però potrete anche lasciarle la stella semplicemente gialla. Adesso così, per creare un po' di movimento, vado a dare un po' di ombra nella parte di sotto della stella, giusto per dare un tocco in più, un effetto in più. Però potete tranquillamente rimanere il colore giallo che avevamo fatto all'inizio. Adesso mano a mano ne facciamo qualcuna un po' più piccola, in modo che diamo un po' quell'effetto di profondità. Facciamo qualche stellina un poco più definita, che ancora si vede che è stella, e dopo andremo a terminare il lavoro con delle stelle ancora più piccole. In questo caso sarà veramente facile e divertente, perché non andremo ad adoperare il pennello, ma andremo con le setole, intendo, ma andremo ad adoperare il pennello con la parte posteriore. Facciamo qualche altra stellina, giusto che vada a contornare la nostra bella luna, e creiamo ancora, come ho detto prima, qualche stellina netta, che si vede ancora che sono stelline. Poi andremo a fare lo sguardo della luna, quindi in questo caso dobbiamo far vedere che la luna si è addormentata. Sempre con il pennello piccolo andiamo a fare un pochino l'occhio della luna, quindi la parte di sotto delle ciglia la faremo con il colore che è un po' più scuro. Vedete, facciamo prima con quello un po' più chiaro, mischiamo un pochino e facciamo un pochino di ciglia della luna addormentata. Vedete, molto molto semplicemente, basterà fare una piccola mezzaluna e poi creiamo un pochino di palpebra per dare quella sensazione appunto dell'occhio chiuso, e andremo a mettere un pochino di colore come se fosse un po' di ombretto, quindi sarà facile realizzarlo. Un po' di sotto e un po' di sopra. Se abbiamo magari scurito troppo, andiamo a mettere un pochino di giallo per illuminare la parte. E questa è la parte dell'occhio, vedete? Forse non si vede benissimo, però dopo vi faccio vedere più da vicino come l'ho realizzata. Facciamo giusto qualche altra stellina e, come ho detto prima, andiamo a concludere per le stelle in lontananza con il pennello usato dalla parte del dorso. Andiamo a fare giusto giusto qualche punta. Adesso asciughiamo. Col phon si farà davvero in fretta. Una volta che avremo asciugato il lavoro, con il pennello a ventaglio e un po' di colore argentato, andremo a graffiare il nostro lavoro, perché essendo un po' in rilievo si andrà a prendere il colore soltanto nelle parti un po' più rialzate, quindi andremo ad illuminare un po' quelle zone che sono più sotto luce, in modo un po' più netto, perché poi con il pennello più scarico andremo a riprendere un po' anche le parti un po' più sotto. Esatto, poi passiamo un po' dappertutto, perché andiamo a dare rilievo a quelle parti di struttura che abbiamo lasciato più sporgenti. Vi faccio vedere da vicino, vedete? Abbiamo illuminato tutte le parti sporgenti del rilievo e dato luce alla parte un po' più chiara del disegno. Questo è il lavoro. Basterà semplicemente contornarlo. Adesso vi faccio vedere da vicino. E eccolo ritagliato. Abbiamo ottenuto un bel cartoncino con la nostra luna e il nostro rilievo. Vedete come la luce fatta con i colori metallici brilla e come si vedono bene i rilievi? Quindi a seconda della luce che colpisce il disegno si avranno delle ombre diverse. Purtroppo adesso non riuscite a vedere in video come sono in realtà i colori, ma vi lascio la foto per farvi vedere come è venuto. E abbiamo realizzato la nostra luna. Potrà essere un quadretto o un bigliettino. Vi piace? Carina, vero? Si vede anche lo sguardo. Spero che vi sia piaciuto. Per dubbi e consigli non esitate a contattarmi. Se avete richieste particolari fatemelo sapere e cercherò di aiutarvi. Buona creatività e al prossimo tutorial. Ciao ciao!
Si tiene alguna pregunta o duda, por favor, envíame un correo electrónico. Buena creatividad. Hasta la próxima.